Ma hey, Cooch, beh, ritrovati dal vostro Andrini, che non su questo nuovo episodio di LBX Little Butler's Experience. Nello scorso episodio, un certo Hans e la sua banda hanno rubato un'armatura per un LBX. E noi, ovviamente, da bravi samaritani che siamo, siamo andati nel suo covo, nei bassi fondi, per appunto sfidarlo e farci ridare l'armatura. Abbiamo sconfitto tre dei suoi componenti della sua banda con l'aiuto di Kazuya Walker e Amy Cohen. Quindi ora siamo pronti ad andare a prendere Han per le palline. Perfetto, dunque dovrebbe trovarsi qui una specie di scorciatoia per arrivare da lui. Sì, infatti nello scorso video io sono tornato tutto quanto indietro, ho fatto il giro. Perché non sapevo comunque sia che potevo anche prendere questa strada e poi dopo riuscire a salvare e poi tornare da qui. Ma non posso affrontarvi ora, non ho tempo per ora, ragazzi. Manutenzione necessaria, ho capito, ma... Ok, andiamo qui ora. Vediamo un po' se... Ah, ecco. Quartieri bassi dietro la palestra porta nascondiglio Hans. Ma qui c'era un metamo per salvare. Ma è ovvio che era qui. Bene, questa dunque dovrebbe essere la base di Hans, quindi direi di entrare e vedere. So you're the ones. The kids have been asking all over campus. I've been waiting. Ah, però. For what? Sto parlando forte, guarda. It's him, dude. It's Hans. You got that right. The guy you've been looking for. Però non sembra cattivo. Anche dalla voce sembra un tipo comunque sia a modo. Magari poi non è. Hans, devi darci l'Achilles che hai rubato dal negozio del maestro Navarro. Rubato? Non sono mica un ladro. Io sto soltanto proteggendo questa armatura. Proteggendo? Già, me l'ha chiesto una persona. Non voleva che finisse in mani sbagliate come quelle di voi piccoli marmocchi. Piccoli marmocchi? Tu vai ancora alle scuole medie, proprio come noi. Chi è questa persona di cui parli? Ah, il suo nome è Lex. E la sua parola è legge. Lex vuol dire quel Lex? Lex Luthor? Lo conosci? Certo, tutti lo conoscono come il giocatore leggendario in rete. Sì, proprio lui. Lex, eh? Perché sta cercando Achilles? Non ne ho idea. Io vi ho detto tutto ciò che so. Quell'armatura ex aspettava a me, prima che tu la rubassi. E io me la riprenderò. Quello non è il supporto scheletrico di cui parlava l'ex? Di sicuro è diverso dagli altri LBX. Interessante. Beh, scoprirò presto che cosa di così speciale. Ecco. In fin dei conti quell'armatura Exo non va bene per il mio LBX. E poi ne avrai bisogno per la tua prossima battaglia. Combatti contro il mio Destroyer. E così, quello è Destroyer. Se vincete voi vi lascerò l'armatura. Ma se perdete vi prenderò anche il tuo LBX. Ah? Non mi sembra una proposta molto equa. Vi darò un vantaggio. Potete battervi tutti e tre contro di me. Che cosa? Sembra piuttosto sicuro di sé. Sei proprio convinto, Van? Certo, non sono affatto preoccupato. Siamo pronti a combattere. Il suo LBX è potente e temuto da tutti. Se lo affrontiamo rischiamo di perdere. Devo farlo. Si tratta del mio LBX e spetta a me proteggerlo. Allora, vogliamo combattere o no? Forza, equipaggia quell'armatura Exo. Set di Achilles. Grande. Uy! Meno male che lo fa in automatico, se no perdevo le ore. He's done. So that's Achilles. He's awesome. You ready yet? I'm tired of waiting. Let's get this thing over with. Infatti, siamo un po'. Ma Destroyer sbaglio o ha una mazza? Una mazza da orco in mano, perché sarebbe un po' grave come cosa, farebbe molto male, credo. Sconfiggi il Destroyer di Hans.
Vi lascio qualche minuto per scegliere le vostre modalità di attacco speciale. Odio le vittorie facili perché non me ne posso vantare. Spoilerà le migliori modalità di attacco speciale che hai. Ah no, è una mannaia seghettata. Cioè, non sappiamo quanto ha quel LBX. È un livello 6 come me, quindi penso che ce la possiamo fare. Vai. Go Achilles! Ok. Non stiamo facendo. Oh! Aio! No, no, sbagliato. Secondo me deve, come in tutti i giochi level 5, deve succedere qualcosa di strano, che deve accadere qualcosa perché, per far sì che noi vinciamo questa lotta. Ecco, tanto per cambiare. Wow! È davvero forte. You made him angry. This is when the real fun begins. Come parla questo? This is bad. Out of the way, Ben. You're done for. Go cry to mommy. I'll break you into little pieces. Come fa a combattere a braccia conserte? Gioca con i piedi? It can't be. He's gone. Si chiama Destroyer. Che ti aspettavi? What were you expecting? It's time for you brats to bow down to your king. Perché la traduzione fa schifo? Ah, mo gli facciamo male? Mo gli facciamo male? Eh certo, dopo che ci ha rotto il sederino gli facciamo male, no? Oh no 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 no! Dai dai, sto giocando malissimo perché... Ecco qua, ok. Ecco, vai! Dai, caricati veloce! No, ho sbagliato! Perché mi sbaglio con la X? Dai, veloce! Che non lo... vai! E eccolo! Oh, no! Difesa! No, di là! No! Accidenti, che danno! Ma non mi lascerò sconfiggere così facilmente! Oh, no! Attenzione! L'attenzione! Oh, mi ha preso, sono morto. Ah no, invece no. No, stavo facendo. Oh mio Dio, sto con lei. Ok. You kids got some skill. Now why don't you show me what else you got? Ben, now's your chance. Use your breaking blow. Great idea, Kaz! That might just work! A freaking blow? If you use a special attack routine to finish off an opponent who's low on LP, it'll do even more damage than usual. Ah, buono saperti allora. You got it, Kaz! I'll give it a shot! Vai! Mamma mia, che potenza Kunoichi! Farò pezzi a tua armatura Exo! Poi passerà a supporto scheletrico e lo ridurrò in polvere! È veloce però Kunoichi, eh! Il problema è che mi fa... No! È distrutto, è andato! Fatti sotto marmocchio! Farò pezzi a tua armatura, ma non ho l'attacco speciale! Cosa aspetti che faccia? Non potevo fare attacco speciale, non ce l'avevo! È sconfitta! Grazie! Oh, siamo al punto di prima. Ora devo solo riuscire a caricare l'attacco speciale. E poi farlo fuori.
Ah, lo fa lei? Va bene. Stavo per farlo io, ma l'ha fatto lei, va bene uguale. Quindi il colpo di rottura mi sa che dovremmo usarlo anche varie volte durante l'arco del gioco. Per come me l'hanno detto, evidentemente serve. I don't believe it. Destroyer lost a battle? Has the world gone crazy? He went down? But how is that possible? A causa della pessima traduzione, forse. Well, enjoy that armor frame. You definitely earned it. Hold on. You can't be serious. We're giving up this easily? A promise is a promise. What kind of man would I be if I broke it? Hans. I'll see you around one Vedi? Day. In realtà lui non è cattivo. Right then. Guess we better go tell Lex what's gone down. You ready? Of course. Lex, che sia un diminutivo per Alex o forse una femmina, chissà perché deve per forza essere un maschio. Non mi sarei mai aspettata che Hans ci avrebbe restituito Achilles così facilmente. Achilles. Sono felice per te, Van. E Trooper? Sapevo benissimo il rischio che stavo correndo. Nessuno mi ha obbligato a combattere. Non vi preoccupate troppo, ok? Kazuya. Lo sapeva il rischio. Ha detto anche lui. Eccola. Professor's cooperating to a point. As we discover new powerful technologies, it's vital that we preserve our human conscience. That's the only thing we can get out of him. It will likely take some time for him to crack, but he will soon enough. Va bene. I understand. And you don't need to worry about the AX00. No matter how special that electrolaser lock is, all we have to do is destroy it in battle to disarm it. Ah, quindi è lui Lex. Boh, io non me lo ricordo mai. Ma quello è un clown. No, che No, che schifo, ma che terrore. Non è che fanno paura i clown, però. Insomma. Vuoi salvare? Ma certo! Quindi questo... Mio Dio, fuori... Eccomi qua. Non so per quanto tempo è stata fuori fuoco, ma spero poco. Ad ogni modo, stavo dicendo... Quindi questo è un primo capitolo di LBX, a quanto pare. È abbastanza lunghetto, mi piace come cosa. Non durano poco. Forse il fatto è che tutte le sfide che ho fatto mentre cercavo Hans è quello che hanno fatto durare di più il gioco. Non lo so, il gioco, il capitolo, comunque sia. Bene, allora direi che per questo video è tutto. Domani continuiamo appunto LBX, dato che è domenica. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!